praticamente, cioè la fibra spenta significa portare il filo a casa dell'utente, basta, nel senso che viene posato dalla casa, da casa dell'utente al POP più vicino ed è finito lì. L'utente in casa vede la stessa fibra, non è che cambia fisicamente, la fibra che arriva è la stessa. Ciò che cambia è dietro tutto ciò che viene il lavoro che viene costruito dietro. Possiamo capire bene. Fisicamente. E anche gli strumenti cosa vuol dire? Niente, il modulo che c'è a casa, i sistemi che vanno a illuminare la fibra. Ah, ho capito. Fibra spenta, ho capito. Perché in qualche modo... È solamente il topino, è solamente il filo, quindi fibra spenta. La fibra spenta è posare il cavo. Esatto. Basta. Anche che non funzioni. Cioè, il cavo. Quindi nessuno lo prenderà, quindi molto probabilmente. No, a noi ci piacerebbe averlo. A noi quello che abbiamo chiesto, perché i sistemi che noi andiamo a... è il lavoro che stiamo facendo fino adesso, illuminare un rame, o in questo caso sarebbe illuminare la fibra, perché la fibra è... Certo. È il servizio a valore aggiunto che noi vendiamo, nel senso che i tecnici che ci sono fanno questo. Se questo viene fatto da altri, ci sono due... gli inghippi fondamentali sono comunque dal punto di vista tecnico, che non puoi dare i servizi differenziati, se sono tutti uguali. Se, è come noi abbiamo sempre fatto l'esempio del treno. Se oltre a vendere le rotaie mi vende anche il treno è uguale per tutti. Se uno volesse, decidesse che il segmento di mercato è remunerativo facendo una poltrona larga 2 metri, nessuno lo potrebbe fare a San Marino. Se un'azienda vuole, una banca vuole un servizio particolare, come fai a farlo? Ti danno tutto loro. Quindi accese tutto ciò che